Hanzo Shimada è un ninja, un ottimo arciere e l'ex capo del clan Shimada, un vasto impero criminale giapponese di assassini e trafficanti d'armi. Al rifiuto del fratello minore Genji di seguire la famiglia e servire il clan, Hanzo fu costretto a ucciderlo per conservare l'onore della casata. Dopo questo gesto, Hanzo non fu più lo stesso e, tormentato dal rimorso, lasciò a sua volta il clan per dimenticare il passato e affinare le sue doti combattive in giro per il mondo. Hanzo ha 200 punti vita ed è un cecchino dall'approccio offensivo. L'abilità passiva arrampicata ci permette di raggiungere postazioni sopraelevate in modo da avere una più ampia visione della zona. L'unica arma di Hanzo è l'arco della tempesta. Il funzionamento di quest'arma è molto semplice. Il tempo dedicato al caricamento del tiro condiziona la gittata della freccia, la velocità e il danno finale del colpo. Il tiro va da 29 a 125 punti, ottenibili caricando il tiro per un secondo e due decimi, tempo necessario per raggiungere la massima potenza. Quest'arma ha munizioni infinite e nessun tempo di caricamento. Può fare headshot. Usando l'abilità freccia sonica, attiveremo un radar attaccato a una freccia che si attiverà all'impatto e ci mostrerà tutti i nemici, anche attraverso le pareti, entro un raggio di 10 metri. Il radar dura 10 secondi e sarà disponibile ogni 20 secondi. Anche questa freccia causa danno come le frecce normali, può fare headshot e obbedisce alle stesse regole fisiche. L'abilità freccia infida scaglia una freccia che si divide in 6 all'impatto con una superficie o un avversario. Ognuna delle 6 frecce rimbalzerà per un massimo di 5 volte sulle superfici circostanti. Ognuna delle 6 frecce causa 75 punti danno per un totale di 375 se tutte le frecce vanno a segno dopo essersi separate. Se invece dovessimo colpire il bersaglio con le 6 frecce ancora unite, il danno sarebbe solo di 125. Le 6 frecce potranno fare headshot solo se ancora unite, le frecce di rimbalzo non faranno mai headshot. La ultimate di Hanzo si chiama Assalto del Drago. Dopo un'evocazione di un secondo e mezzo, Hanzo scaglia una freccia che dopo una distanza di circa 5 metri si trasforma nello spirito di due draghi che, attorcigliandosi tra loro, avanzano in linea retta. Questi draghi hanno una larghezza di 4 metri e avanzano fino alla fine della mappa causando 200 punti danno al secondo a qualunque avversario riescano a toccare. Attraversano qualsiasi cosa, anche muri e barriere, ma non danneggeranno gli oggetti piazzati dal giocatore come torrette di Torbjorn o le sentinelle di Symmetra. Hanzo è un cecchino ottimo dalla media e lunga distanza, eccezionale per stanare avversari nascosti e colpirli anche dietro i ripari. La freccia sonica può essere attaccata direttamente su un avversario che muovendosi ci fornirà costantemente la propria posizione ed eventualmente quella dei compagni. La freccia infida può essere usata di rimbalzo in spazi stretti per impedire il passaggio a interi gruppi di avversari. L'assalto del drago è una mossa devastante, ma non è obbligatorio usarla per uccidere. È molto comoda infatti anche per rompere la formazione avversaria e far spostare tutti i nemici da un punto di interesse. L'arco di Hanzo richiede un po' di pratica per essere usato finemente. Perfetto. Per la fortuna di Hanzo, però, quest'arco ha un'approssimazione eccezionale e riesce a colpire il bersaglio anche quando noi non siamo troppo precisi. Azione migliore della partita.